Ciao ragazzi, eccoci in un nuovo video. Questa volta sono ad Ogliani, nelle Langhe, la prima volta che visito questi posti, bellissimo. E sono qua per un test day con un team di enduro moto e niente, mi hanno dato la possibilità di fare un giro della pista con la mia e-bike e poi vi farò vedere invece come si va veramente con una moto seria. Ok, di solito i tempi cronometrati partono da lì, subito questa curva qua, loro la fanno a fuoco, pezzo in piano, bucatino, altra sponda, la bici si esplode e loro qua tirano giù marce su marce, io metto a turbo, ma sono già oltre 25 all'ora. C'è la salita e questo è un salto e atterrano qua. Curva in derapata, marce su marce qua a fuoco, si entra dentro il bosco con questa destra, cambio di pendenza, sempre destra, scivola un sacco e allora atterrano qua in realtà. Si rientra dentro il bosco qua, si passa la strada. Ah, e qua c'è una salita molto molto dura. Ho sgommato in salita, in turbo a tutta. Per niente semplice con l'e-bike. Tratto nel bosco molto carino qua. Il terreno è perfetto. È un po' più umido, molto più grip. Destra veloce, qualche buca, wow, non nascondo che mi sarebbe piaciuto girarci in moto. Contropendenza, altra salita, anche questa pende. Mi ricordo che sono a turbo e sto spingendo a manetta. Si ritorna giù. Buca in frenata. Canalone. E su di nuovo in salita. Ma è meglio se sto interno. E loro hanno fatto un segno enorme dove passano. Ma ragazzi, no, si è spento! Si è spenta la bici! Ok, paura! Loro li ho visti girare e fanno veramente paura da quanto vanno forti, mi sono impressionato. Tratto veloce, una piccola S. Si attraversa la strada qua. Si esce all'aperto. Qui all'aperto è molto caldo e polveroso e i piloti mi dicevano che è difficilissimo scegliere una gomma per questo tratto. Qua c'è un road gap. E qua la discesa. Che canale. Wow. Grazie Turbo. Questa sarebbe una gara quasi impossibile in cross country. Altra discesona. Qua ho visto Davide Soreca prendersi un bellissimo jolly. Ma ragazzi, lo fanno a fuoco. Qua altra salita molto molto ripida e qua ne abbiamo da salire. Prima volta l'ho fatto a piedi e ragazzi non finiva più.
Dicevo, incredibile come loro vadano forte anche in discesa. Cioè, io vado in moto ormai seriamente da 4 anni più o meno e mi piace davvero tanto, ma pur venendo dalla downhill, la discesa, le staccate, faccio una fatica e comunque c'è una differenza con quelli che vanno forte in moto esagerata. Chapeau, chapeau. Eppure i freni sono sempre due, eh. Ok che c'è il motore, ma c'è anche un bel po' di peso in più. Questo tratto, di nuovo, non so a che velocità lo fanno, fa spavento. Ho dato la GoPro a un ragazzo e vi mostrerò dopo la sua manche, il suo giro cronometrato, e veramente fa paura. Certo, si parla di un team di mondiale, eh. Team ufficiale Beta Boano e niente, qua se non ve ne siete accorti si continua a salire sempre a turbo a tutta. Di nuovo tratto polveroso qua, una piccola discesina, guardate dove sfondano sul niente qua, sugli alberi. Paura. Poi c'è un salto, vediamo come si fa in bici. Ah, si arriva troppo denti. Prepariamoci il rapporto perché si risale, ragazzi. E qua si sale senza scherzare. Cambio fa brutti scherzi. Ok ragazzi, questa non è salita, questa è la vera salita, mamma mia. Rampichino più agile che ho e giù a tutta. La bici mi si impenna da sola, davvero dura. Ok, dovremmo essere messi un po' meglio adesso. Se non sbaglio, tra poco si riesce all'aperto. Esatto. Non pensavo che si facesse così fatica con una bici in questo campo da cross. Che poi più si vengono fettucciate in realtà, però si fa veramente fatica anche con una bici elettrica. Per me il team se n'è andato, mi ha dato la possibilità di fare un giro e niente. Ultima rampa. Questa mi sa che è dura, se non impossibile. Questa è impossibile. Scivola ed è troppo ripida. Proviamo il walk, se ci aiuta un po' qua. Allora questo lo usano come salto, diciamo. Mamma mia. La ruota dietro scivola da matti, siamo sul ripidissimo. Ok. Ah. Crap. Siamo quasi alla fine. Ultima salita, ancora ripida. Mamma mia. Tutto in drift, che fatica. Staccata ancora, si esce all'aperto. Attacca, attacca, attacca. Abbiamo anche il tifo dei grossisti.
fuoco. Questa polvere sta per concludere il giro. Qua le buche, oh, paura, buche giganti. Schiacciala qua, schiacciala, oh. Signori, che fatica. Avevo il cuore a 180. Complimenti, chapeau. Vi lascio il video di Kevin adesso, che si fa un giro in moto. Ringrazio Davide Sareca per questa possibilità e godetevi il video. Ciao! Oh,